Buon pomeriggio ragazzi, volevo farmi trovare con una tazzina di caffè in mano perché l'orario, insomma, è quello giusto. Intanto benvenuti a questa puntata di chiamata doppia. L'ultima si è tenuta dall'RDS Stadium di Rimini, dove, insomma, abbiamo assistito a una 2 giorni bellissima di Final Four di Coppa Italia. E oggi riprendiamo il nostro normale percorso in giro per l'Italia, alla ricerca delle nostre atlete protagoniste di questo finale di campionato assolutamente incandescente. Oggi siamo a Conegliano e io vi vorrei subito presentare le nostre due ospiti, che sono Sara Farre e Giulia Gennari. Eccole qua. Ciao Sara, ciao Ciao a Giulia. tutti, Ciao ciao a ragazzi. tutti. Buongiorno, buongiorno. Come va prima di tutto? Tutto a posto? Avete mangiato? Caffè? Tutto a posto? Caffè Tutto preso, bene. grazie. Perfetto. Ok, allora noi siamo come al solito in diretta su Facebook, su LWF TV, su Twitch, su YouTube, da tutte le parti. E quindi ci apprestiamo a fare questa chiacchierata, no? Con queste due ragazze che ovviamente, insomma, cercano di ritagliarsi un po' di tempo libero tra una trasferta e l'altra. Praticamente vivono in pullman, secondo me, perché non hanno neanche fatto in tempo a fare la Coppa a Rimini. Sono tornate a Conegliano, sono partite per Novara, hanno giocato un quarto, una semifinale, anzi, di Champions. E adesso non so, andrò a chiedere a loro se oggi è una giornata di riposo, tendenzialmente, oppure se si allenano anche oggi. Sara, vi allenate? Sì, ci alleniamo, abbiamo una seduta di pesi e palla dopo verso le 5, quindi sì, oggi Ah, mezza ok, giornata quindi di riposo, dai. Non sento più io. Giulia, tu senti? sì, io ti sento. parleremo anche sì di Ok. pallavolo, però Ecco. anche un po' come è stato il vostro inizio, il vostro esordio, visto che siete entrambe giovani. E quindi parto con Sara, dai, tanto una vale l'altra. Sara, io ho visto in questi giorni che ti abbiamo un po' studiata, andando a cercare dei contenuti che ti riguardano, alcune foto tue veramente da piccola, già con questo pallone in mano. Quando hai cominciato? Allora, diciamo che è stata una storia un po' strana la mia con la pallavolo, perché io avevo iniziato che appunto ero piccolina, come si vede qua in foto, magari credo di aver avuto 7-8 anni forse, e poi però ero innamorata della ginnastica artistica, quindi ho mollato per un anno e poi sono ritornata a giocare a pallavolo perché ai tempi, insomma, volevo seguire la mia migliore amica che giocava a pallavolo e quindi ho iniziato anche io e da là non mi sono più fermata, ecco. Ma sai che abbiamo un percorso simile? Perché io praticamente facevo danza classica. Facevo danza classica e andavo a scuola alle suore e quindi facevo anche danza classica e poi un pomeriggio ero sul campetto da giochi ed è passata una mia compagna che mi ha detto, e io le ho chiesto dove vai? E lei mi ha detto guarda, vado ad allenarmi, faccio pallavolo. Ah, dai, ti accompagno perché l'ho accompagnata. Semplicemente sono entrata lì dentro e non ho mai più smesso. Anzi, Non più uscita. in realtà per un anno praticamente facevo lezione di danza e poi con la tutina nera e andavo a fare allenamento di pallavolo. Uguale. Anche tu? No, fantastico. Uguale. Andavo con... Sì, ogni tanto andavo a pallavolo scalza perché dimenticavo le scarpe da pallavolo e quindi mi Bravissima, ritrovavo a fare guarda. allenamento con le scarpe da ginnastica artistica oppure scalza, insomma. Solo che tu hai un po' la dolcezza della danzatrice. Io devo dire decisamente no. All'epoca mia madre voleva che io diventassi un po' dolce, mi ha detto vai a fare danza, ma non c'è riuscita, devo dire. E invece tu, Giulia, com'è cominciato? Ma allora, io è stato molto semplice. Quando ero più piccola facevo tantissimi sport. Uno di questi era appunto la pallavolo, facevo pattinaggio artistico, facevo karate, facevo kendo. E alla fine, col passare degli anni, ho dovuto per forza di cose scremare e è rimasta la pallavolo che poi
è diventato il mio sport e la mia passione. Eh sì, ma guarda, è incredibile come veramente, cioè penso che proprio la pallavolo abbia un fascino proprio particolare nei confronti delle ragazzine, perché alla fine della fiera, sai, tutti gli altri sport, bene o male, cioè il basket c'è sto pallone che è pesantissimo, la danza devi essere proprio portata, devi avere un fisico di un certo tipo, La pallavolo è quella che bene o male ti mette nella condizione, insomma, anche se poi non sei portatissima, siccome ci sono tanti ruoli, quindi alla fine ti dà più opportunità, più chance. Tu hai cominciato ad Ostia. Ad Sì, Ostia. a Ostia, in una società di Ostia Volley Club. Poi diciamo che ho fatto un periodo iniziale di giovanili, i primi anni in Serie B, sempre lì. E poi ho iniziato al Club Italia quando per i primi anni mi sono iniziata a spostare, a muovermi proprio per la pallavolo. Eccoti, E infatti. poi diciamo che dal Club Italia in poi è un po' iniziata la mia carriera, quindi ho iniziato a muovermi in varie città, dal profondo sud al profondo nord. Ma è quella di fianco a te è la Degradi, no? Sì, Tutte delle bambine. Quanti anni hai fatto è vero. Come? nel Club Italia? Due anni. Ah, ok. Il Club Italia era ancora in B1, quindi ho fatto 2 anni da B1 e facevamo all'epoca anche la Serie C. Ma con Sara vi siete incrociate nel Club Italia? No, mai. Purtroppo Ah, no. ok. Senti, Mai. vabbè, da Ostia immagino che da lì sia partita anche un po' di tua passione per il beach, forse, per la sabbia. Sì, devo dire che inizialmente non ero molto appassionata di beach volley, però col tempo ho imparato ad apprezzarlo e anzi, devo dire che quest'estate in cui non si è potuto praticare mi è mancato tanto, quindi non vedo l'ora, l'estate prossima, speriamo, di poter praticare anche un po' di beach volley, è molto divertente e poi dà la possibilità anche a noi palleggiatori di attaccare finalmente. Infatti è la stessa cosa che diceva Giulia Leonardi. Giulia diceva: l'unico momento in cui posso attaccare e giocare a beach. No, a parte il fatto che è divertentissimo. Poi io quando ero giovane l'ho giocato il 2x2 diverse volte. Con questa scusa, praticamente ho saltato delle fasi molto pallose della preparazione atletica. Perché siccome c'erano Vero. le tappe del campionato. Allora io arrivavo sempre in ritardo, che ti dico, siccome l'ho sempre odiata la preparazione in maniera proprio bella forte, allora sta storia del beach mi aiutava. Vabbè, comunque, ragazzi, allora prima di tutto, perché mi sono dimenticato, guarda, ma tu fai coppia sempre, quante fai coppia con Caravello, no? No, in realtà abbiamo giocato solamente un'occasione ufficiale, però in realtà il 2x2 non ho una coppia fissa, anche Ah, ok. perché gioco un po' alle tappe che magari capitano più vicino a me a Roma, non, diciamo non è un appuntamento fisso che studio, mi preparo per la stagione, è una cosa più proprio di piacere. E poi ogni tanto mi è capitato di fare il 4x4 appunto della Lega, però sì, con Lara sicuramente ci divertiamo molto, poi ci conosciamo da anni, quindi giochiamo bene insieme. Ok. Ti potresti scegliere Sara, che mi pare una portatissima per il bici. Lasciamo stare il beach, per favore. No, io in realtà non ci ho mai giocato veramente, però non so, Guarda, non mi ispira non stento a molto. crederlo che tu non abbia mai giocato. Grazie. No, vabbè, comunque stai benissimo sul campo da pallavolo, guarda, stai benissimo sul campo da pallavolo. Grazie, cara. No, anche perché ragazzi, io ho ricevuto la scheda di queste due ragazze, no? Sono andata a sbirciare un pochino e tra le varie domande praticamente Sara, uno gli chiede, ma tu fossi un animale, cosa vorresti essere? Allora la vedi così leggiadra, un po' insomma, carina, dolce e lei risponde un elefante. Ma Beh, da dove ti viene l'elefante? allora, devo essere sincera, in realtà non sapevo come rispondere, no? Allora sono andata a guardare un po' le caratteristiche dei vari animali, no? E Non tra ci le credo, vabbè, caratteristiche non ci credo, non ci credo.
Giuro. E quindi niente, c'è questo elefante che comunque è un animale che pensa molto alle cose che fa, che comunque è molto tranquillo. E io comunque mi reputo una persona abbastanza tranquilla e che pensa molto, cioè prima di agire penso molto, no? E quindi ho detto, vabbè, metto un elefante. Vabbè, ma non ho parole. Un animale. Infatti, la tua amica Giulia nella scheda, che praticamente poi abbiamo chiesto entrambe le stesse cose, no? E dice qual è un pregio di Sara, no? È molto riflessiva, è una ragazza che pensa molto, sembra molto più matura dell'età che ha. Cioè, ti vorrei sottolineare che ti ha dato la vecchia, cioè è No, ufficiale. grazie. No, sono consapevole che ogni tanto sono un po' così. Però Sì, vabbè, dai. ma no, ragazzi, allora scusate solo un secondo, io non ho il timer davanti a me, però per togliermelo perché altrimenti poi mi dimentico. State 30 secondi qua con me perché mandiamo uno spot e poi torniamo immediatamente, ci proseguiamo nella nostra chiacchierata, ok? Grazie. Ok. Grazie. Vivi l'emozione di tutta la serie A femminile con LWF TV. Registrati, abbonati e divertiti. Tutto il volley femminile, dove e quando vuoi. Scopri tutte le offerte su lwftv.com. Ci vuole, dobbiamo fare lo spot per la nostra LWF TV, che è l'unico modo per seguire le partite di pallavolo quest'anno, quindi in un modo e nell'altro, insomma, dobbiamo invitare la gente. Appunto, le partite. Ragazze, voi due siete arrivate, insomma, in una delle squadre, anzi, la squadra più forte del mondo, ok? Giulia, tu sei arrivata e davanti hai la Volosh. Sara ne ha un altro paio di giocatrici, insomma, abbastanza forti. E cioè, qual è lo spirito con cui siete arrivate? Chiedo prima a Giulia perché mi interessa quando cioè, il pensiero di un atleta che arriva in una squadra e dice: ma io qua quando mai giocherò, no? E invece poi tu ti stai togliendo tante soddisfazioni, Giulia, perché Daniele ti dà spazio tante volte. Sì, assolutamente. Ma guarda, lo spirito è un po' quello di dire, ok, so che davanti ho la Volos, ne sono consapevole e me ne accorgo tutti i giorni che davanti c'è un palleggiatore molto forte, però questa consapevolezza ti dà anche modo di dire, ok, davanti ho lei, devo imparare tutto quello che posso imparare, anche come si allaccia le scarpe. E quindi sei in allenamento sempre con gli occhi sgranati e devi cogliere qualsiasi cosa riesci a cogliere, parlare, farti dare consigli, farti dare delle dritte. E quindi impari molto non solo dall'allenatore e dallo staff tecnico, ma anche dalle ragazze. Senti, ma lei è una di quelle che ti dà volentieri dei consigli, ti dice cose, perché secondo me prendersi due o tre dritte dalla Volosh, dai, in questo momento secondo me è un valore aggiunto. Sì, assolutamente. No, lei è super, è sempre stata fin dall'anno scorso, sempre come dire, al mio fianco, insomma, mi ha sempre aiutato, sempre parliamo molto, insomma, quando possiamo consultarci ci consultiamo, quindi io sono molto contenta del rapporto che c'è. Tra l'altro volevo farti i complimenti per questa battuta tua, a parte, vabbè, cioè, però ti dico, io non ero scarsa in ricezione, però ti dico la verità, col tuo servizio avrei fatto fatica un pochino. Questa altezza che dà un fastidio che non puoi capire, cioè proprio una cosa che se non ti muovi bene, non metti le braccia perfette, ti va via, quindi brava. Grazie. No, 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 davvero, cioè, un servizio proprio perfetto. Invece tu, Sara, chiaramente, no? Arrivavi da Firenze, probabilmente, insomma, sapevi di andare in una squadra dove ti saresti trovata avanti comunque delle atlete già affermate e tutto quanto, però ci sei andata con lo spirito di quella che doveva crescere e secondo me non potevi fare scelta migliore perché effettivamente la tua crescita è stata esponenziale. Non so come ti vedi tu,
però penso che agli occhi di tutti tu sia cresciuta veramente tanto anche nel giro di poco tempo. E io e te abbiamo fatto una scommessa, eh? Lo so. No, che dire, sono davvero contenta della scelta che ho fatto, perché comunque, come diceva Giulia, qua ogni allenamento è davvero davvero prezioso, le ragazze sono davvero sempre super mega disponibili, quando c'è da chiedere un consiglio loro ti rispondono sempre, e quindi questa cosa è molto importante per me. E poi io sinceramente mi vedo ancora che ho tantissime cose da migliorare, e quindi niente, voglio andare a crescere e vado. Ma io credo che si cresca anche un po' più velocemente quando ti alleni tutti i giorni, cioè veramente con 10 atlete di questo livello, nel senso che voi avete la fortuna probabilmente rispetto a tanti altri di fare una crescita un po' più rapida, perché necessariamente dovete farlo, perché o state al passo o se no diventa complicato, quindi è fantastico. Senti, Sara, oggi vogliamo fare, intanto che non l'abbiamo fatto perché magari ci segue anche qualche papà, intanto ti arrivano i saluti, non so se li hai visti poi mentre parlavi di Vanni De Filippo. Di Vannino, sì. Ciao Vanni, un bacione grande. un abbraccio alla mia ex bisontina, vabbè, credo che voler bene a Vanni non sia difficile. Faccio gli auguri a tutti i papà che ci stanno seguendo in questo momento, non so se voi volete fare i vostri auguri. Tu, Sara, ti segue tuo padre nelle tue vicende pallavolistiche? Assolutamente sì, mi segue tantissimo, e se oggi comunque... Ah, che bella, guarda! Sì, è anche merito suo. No, scusa, io volevo fare i complimenti a papà. Faccio i complimenti a papà, eh. Grazie. Devo dire la verità. Sì, è un giovincello, quest'anno deve fare 40 anni. Io gli dico sempre, adesso diventi vecchio quest'anno, eh? Lui, no, ma che vecchio, la più vecchia è tua mamma tra di noi. Quindi per lui sarà per sempre più giovane e si reputerà sempre così. No, fantastico, veramente, giovanissimo, davvero, davvero incredibile. Ascoltami, Giulia, invece tu, la tua famiglia ti segue, perché noi spesso abbiamo incontrato, l'altra volta Stefania Sansonna mi ha fatto vedere tutte le foto dei suoi genitori, fratelli, sorelli, tutti quelli che vanno a vedere. E in questo caso quanto vi mancano in questo momento? Il fatto che comunque alla fine voi è un anno che praticamente giocate senza pubblico, quindi di conseguenza anche senza gli affetti, senza i fidanzati, senza i fratelli, le mamme, i papà, nessuno. Difficile, tosto, no? Sì, ma guarda, i miei, la mia famiglia mi seguono tantissimo, sanno tutto di tutte le partite, guardano anche le partite dove non ci sono io, perché sono proprio appassionati di pallavolo in generale, mi seguono ovunque, infatti sono super contenta di questo, mi dispiace solo che appunto quest'anno per questo problema del Covid non sono potuti magari a venire a vedere le partite in cui io mi avvicinavo, non so, Perugia, Firenze, che di solito erano un po' le partite in cui ci rincontravamo, perché ci avvicinavamo a Roma, e invece quest'anno non si poteva venire a vedere il palazzetto, la partita, quindi vabbè, dai, primo... speriamo che cambi presto la situazione. Prima o poi arriveranno, sti vaccini arrivano, ci dobbiamo assolutamente fidare di quello della scienza, dobbiamo fidarci della scienza. Sentite ragazzi, siccome in questa trasmissione poi compaiono anche dei vostri tifosi o dei vostri supporter, noi abbiamo dei saluti, delle domande, qui adesso abbiamo Davide Olivetto, che non so se conoscete, un saluto a Sara e Giulia, bravissime, bellissime, simpaticissime. Da simpatizzante di Busto Arsizio, tantissimi complimenti per la vittoria della Coppa Italia, un grosso in bocca al lupo per il finale di stagione. Un abbraccio e speriamo di poterci vedere al più presto nei palazzetti. Sì, lo speriamo un po' tutti, Davide. E invece a una delle due ragazze, in questo momento lo chiedo a Sara,
Enes Kurtoglu ti chiede cosa pensi del campionato turco, perché tutti vogliono giocare nel campionato turco. Intanto devo dire che per quest'anno, almeno per il momento, alle turche noi gliele abbiamo date di santa ragione proprio tutti quanti indistintamente, per cui no, però siccome è l'altere, cioè questo campionato turco è visto, no, come la meta ambita un po' di tutti, tu che sei così giovane. Ma allora, sicuramente il campionato turco è un campionato comunque molto forte, però devo dire la verità che il campionato italiano mi piace molto, soprattutto negli ultimi anni è cresciuto tantissimo di livello, e quindi niente, per il momento almeno io voglio rimanere qua in Italia, giocare qua in Italia, divertirmi e basta, ecco questo. Io voglio, vi voglio tutte qua, voi non dovete andare via dall'Italia, non esiste. Oh, qui arriva una domanda interessante per voi due ragazze: chi preferireste affrontare in finale di Champions, le Farfalle di Busto o il Vakıf Bank? Giulia? Sicuramente domanda tosta, ma guarda, in realtà non saprei dirti chi preferirei, perché comunque sarebbe una bella sfida in ogni caso, perché insomma chi arriva in finale non ci arriva per caso, ci arriva perché ha vinto una semifinale tosta, ha vinto dei quarti di finale tosti, quindi ci arriva per merito, e quindi in ogni caso sarebbe una grande finale. Noi speriamo di arrivarci anche noi, e insomma il percorso che stiamo facendo è giusto. Vabbè, voi un bel pezzo del lavoro l'avete fatto con la partita dell'altra sera a Novara, dove siete state impeccabili. Però passiamo un attimino alle cose un po'. Giulia, ma come dobbiamo fare con la FAR che non riesce a dire le bugie? Cioè, nel senso che... Glielo ho detto, sto cercando di insegnarglielo. Cioè, vogliamo spiegare a questa ragazza che fa parte del non gioco, riesce proprio a dissimulare. Altro, cioè si vede proprio, mi ha fatto tutte le volte che la tocco, magari, cioè faccio un'esultanza diversa, quindi si va subito, cioè comunque cerco di esultare perché dico vabbè dai ci provo, però si vede che cioè proprio non cioè, sarà, questo è l'ABC, è l'ABC, cioè io ti potrei, vabbè, ma... ti potrei da fare un corso, io ci ho campato una sulle non toccate finte, capito? Cioè proprio, ma sai i cazziatoni che ho fatto alle mie compagne di squadra? Io avevo una compagna di squadra a Perugia che era come te, cioè praticamente anche il tocco impercettibile che l'arbitro faceva così. No, vabbè, le volevo tagliare il braccio ogni volta, capito? No, una cosa imbarazzante. È vero anche che adesso con il check c'è poco margine di errore. Però sì, sai. Sì, però insomma, può servire ogni tanto. Comunque, certo. Ma si vede, che c'ha la faccia si vede che c'ha la faccia della brava ragazza. Sarà, cioè, ho letto nella tua scheda che praticamente sei quella che, cioè, l'unica che mi ha detto che vorrebbe avere un superpotere diverso. Ragazzi, vorrebbe mangiare senza ingrassare. Vorrebbe mangiare senza ingrassare. Volare, ok, sì, però anche mangiare senza ingrassare è un bel super potere. Sì, no? Lo vorrebbero tutti, secondo me, solo che non lo dicono. No, no, assolutamente. Ragazzi, qua arrivano dei messaggi, speriamo in una finale tutta italiana. Devo dire che veramente Busto... meriterebbe, perché ha fatto una roba straordinaria, cioè, perché se per voi è abbastanza scontato, no? Oppure tutti si aspettano che Conegliano vinca sempre e quant'altro, devo dire che questa seconda fase del campionato e della Champions di Busto Arsizio è incredibile. Secondo voi perché? Cioè, cosa è cambiato da un momento a un altro? Giulia, secondo te questa trasformazione può essere solo perché è cambiato il tecnico? No, sicuramente il tecnico fa la sua parte, sicuramente sta facendo un buon lavoro.
Guarda, non saprei dirti, sicuramente il lavoro che sta facendo Busto lo riconoscono tutti in questo momento, nel senso che nessuno può dire il contrario. Bisognerebbe chiederlo a loro, ma da fuori si vede, insomma, che ci credono, che vogliono vincere, e, insomma, gli faccio un in bocca al lupo, gli auguro il meglio. Ragazzi, noi quest'anno a livello proprio, a livello italiano e internazionale, stiamo facendo veramente una gran figura. Quindi io vi faccio in bocca al lupo per il proseguo e ovviamente spero il meglio per voi due proprio in assoluto. E adesso però, perché sapete che noi abbiamo un'ultima parte dedicata ai nostri tifosi e anche oggi ne abbiamo invitata una che ovviamente è super 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 conosciuta, Conegliano, e che inviterei subito ad entrare. Eccola qua, eccola, ciao Sandra! Ciao Consuelo, ciao ragazze, un abbraccione. Ciao, ciao. Come stai? Non a caso dietro di te maglie firmate, pallone da pallavolo, ti sei messo... Sì, non si vede tutto, non si vede tutto perché ne ho anche altre, cosa vuoi? Ragazzi, voi siete l'esempio lampante, no, di quello che è il bello del tifo, non che in altre piazze non ci sia, però davvero quello che siete riusciti a creare lì a Conegliano è veramente incredibile. E penso, sono sicura che veramente Sara non ha avuto l'opportunità perché è appena arrivata, quindi questo pubblico meraviglioso non se l'è potuto ancora godere. E invece ha avuto la fortuna di aver giocato con il contributo di questo pubblico, e secondo me è proprio fa la differenza, c'è poco da fare. Sandra, mi corre l'obbligo, mi por proprio corre l'obbligo, prima di cominciare a parlare con te, insomma, noi avevamo il simbolo che avrebbe incarnato lo spirito di questa trasmissione, perché è stata creata per mantenere saldo il contatto con i tifosi, e quindi voglio ricordare in assoluto Paolone, il vostro Paolone, che era diventato poi il nostro, nel senso di tutta la pallavolo Esatto. italiana, perché veramente personaggio splendido, unico, ecco, qui lo rivediamo in qualche foto. Immagino che alla prima occasione che avrete di tornare, insomma, in campo, ci sarà sicuramente qualcosa da dedicare a questo ragazzone, o no, Sandra? Assolutamente sì. Cosa vuoi? Noi in questa pandemia abbiamo pagato un costo tanto caro, molto caro, però credimi, non vediamo l'ora di entrare. Non vediamo l'ora di entrare nel palazzetto perché lo dobbiamo a lui, perché quello era il suo ambiente. E quindi, secondo me, la cosa migliore che possiamo fare per Paolo è entrare e cantare. E basta. E basta. Assolutamente, guarda, dici queste cose e mi viene Lo davvero so. la pelle d'oca, perché ho ancora stampato la sua faccia davanti quando veniva a salutarmi giù da tutte le parti. 15 metri, arrivava di corsa, Consuelo, e allora, capito, sempre con questo pollice, questo dito Sì, perché così. una volta ero con lui quando ti ha visto all'esterno di Novara, ti ha visto e mi ha detto: c'è Consuelo, dobbiamo correre da lei, ed è partito a venirti incontro. Mi ricorderò sempre questa immagine. Per lui il palazzetto era la sua casa, alla fin fine. Assolutamente, io penso che Paolo da lassù ci starà guardando per la sua Conegliano e in assoluto per la pallavolo, anche perché poi credo che sia stato rispettato in tutti i campi d'Italia, insomma, gli voleva bene veramente chiunque, perché era impossibile non volergli bene, no? E mi dispiace, Sara, davvero che tu non l'abbia conosciuto, perché ovviamente si sarebbe innamorato anche di te, sportivamente parlando, però avrai modo, insomma, sicuramente quando Conegliano e la sua tribù tornerà sugli spalti, di vivere delle emozioni bellissime, perché sono sicura che loro riusciranno a regalargli dei minuti di indimenticabili, e lui sarà sicuramente a guardarci. Ci stiamo già lavorando, abbiamo già delle idee
e speriamo di poterlo fare il prima possibile. E voler veramente speriamo di rendergli onore di tutti gli anni che lui ha dedicato a questo sport e all'Imoco soprattutto. Però speriamo, non vediamo l'ora. Guarda, ti dico una cosa, noi come Lega Pallavolo, non mi ricordo in quale circostanza, ma forse in occasione della Supercoppa, non mi ricordo, però avevamo pensato di fare qualcosa per Paolo e il presidente Garbellotto giustamente ha detto: guarda, io vi ringrazio, ma preferirei che fossero i miei tifosi a fare la prima uscita e il primo tributo a Paolo, perché sarebbe la cosa più bella in assoluto. E in assoluto rispetto alla richiesta abbiamo lasciato perdere. Però insomma, dai, alla fine tornerete in campo, vi rimetterete tutti quanti lì con la speranza veramente di non uscire mai più dal palazzetto. Mamma mia. Una volta che entrate dentro, chiudete e rimanete, adesso non ci tirate più fuori per un anno, o no? Ma non sai che il mio pensiero è che è la prima occasione in cui si potrà esserci tutti, noi facevamo 5.000 spettatori di media, secondo me saranno in difficoltà perché non saremo in 5.000, vorrei entrare, saremo in 7.000, 8.000 credo. E quindi penso, insomma, veramente sono tutti in ansia e la prima volta sarà un'emozione fortissima, non vediamo veramente l'ora, siamo stanchi di stare a casa. Fantastico. E anche noi non vediamo l'ora di avervi. Lo so, vi vedranno. Vi vedranno presto, ragazzi, ancora un po' di pazienza, come dicono tutti siamo all'ultimo miglio. E qua dobbiamo mantenere la calma, dobbiamo essere rigorosi e cercare di aiutare anziché creare delle problematiche come spesso insomma vedo fare in giro, quindi noi ligi al dovere saremo qua e rispetteremo le regole perché non vediamo l'ora di tornare alla normalità. Allora ragazze, io adesso ho qualche problema di connessione perché vi vedo male, per cui spero che voi mi sentiate. Sì. Io vi ringrazio tantissimo della vostra presenza, sono passati già 34 minuti, quindi so che vi dovete allenare, per cui vi lascio libere. Ringrazio chiaramente Sandra per essere stata grazie con grazie a voi. Grazie davvero, vi do appuntamento ovviamente sui campi da gioco, no, però vi do appuntamento su LWF, sulle reti Rai per seguire la parte più bella di questo campionato, faccio l'in bocca al lupo a Conegliano e a tutte le squadre che in questo momento dovranno affrontare questo ultimo mese molto duro e faticoso, perché diverse di loro fortunatamente sono impegnate su più fronti. Voi continuate a seguirci su LWF TV e su LWF, nel senso che la Lega Pallavolo Serie A femminile, con tutte le sue pagine, vi tiene aggiornato su tutto quello che succede alle nostre ragazze. Per cui ciao Sandra, ciao Giulia, un bacio. Ciao Ponsu. A prestissimo. Grazie, e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutte. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.